Buon pomeriggio a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri rivali, benvenuti sul mio canale. Morata ha effettuato le visite mediche, adesso meritatamente dopo l'europeo va in ferie e poi sarà un giocatore rossonero, dove io mi sono già espresso ieri, sono molto contento del suo arrivo, nonostante ho visto tantissimi malumori, ma ho specificato e voglio rispecificare che Morata non basta solamente lui. Difatti il Milan sta cercando un'altra punta con centimetri, un altro che sa far gol. Idea Füllkrug, il tedesco attaccante del Bayern Monaco. L'anno scorso 18 gol fatti, 10 assist. E un Morata che anche lui l'anno scorso ha fatto 15 gol e 8-10 assist anche lui. Quindi si sta parlando di due punte che insieme hanno fatto quasi 30 gol l'anno precedente. Quindi sicuramente siamo più forti dell'anno scorso a livello di attacco sto parlando. Poi a centrocampo mi auguro che si chiude Fofana, grande incontrista, grande giocatore, Poplovic come centrale, visto che anche Simon Kier ci ha salutato, e un esterno destro che secondo me non sarà Emerson Royal, perché le cifre sono veramente molto molto alte. Intanto ieri ho scritto sotto un video di Silvestrin, dove mi ha anche risposto, dicendo che tutti gli altri comprano e noi guardiamo. Bah, la Juve ha preso due centrocampisti, e il Napoli ha preso Buongiorno e Spinazzola, quindi due difensori, e noi abbiamo preso una punta, quindi non vedo questo distacco di mercato ancora. Poi il mercato è ancora aperto, è ancora fare i conti, mi sembra veramente un attimino non corretto da parte dei tifosi del Milan. Con questo non sto andando contro Silvestrin, ci mancherebbe altro, lo reputo un grande tifoso del Milan, un grande youtuber, e soprattutto mi piace come parla e cosa dice, e soprattutto il bene che vuole alla maglia, lui come Morelli, come Joel Benzinero, tutti youtuber che io ammiro e apprezzo tantissimo. Poi ragazzi, tutti voi dovete anche mettervi in testa che il prossimo anno il signor Cardinale dovrà tirar fuori 500 e passa milioni. Non sto difendendo Cardinale, cavolo. Ma ragazzi, io Cardinale lo voglio valutare al momento che il Milan è tutto al 101%. Ho già spiegato e non voglio essere ripetitivo. Lui ha comprato il 40 e qualcosa per cento del Milan. Non è che padrone può alzare i tetti ingaggi, può spendere milioni su milioni, perché se poi non salda il debito, rimane tutto sul groppone di Elliott. Quindi per questo io dico stiamo calmi, non perché sono un aziendalista. Io, caro Silvestrin e tutti gli youtuber, sono 2 anni che attacco questa società. 2 anni. Quindi non è un giorno come qualcuno o come voi che sono 2 o 3 mesi. Sono 2 anni, però bisogna attaccare al momento giusto, non attaccare per attaccare, perché se poi arriva Füllkrug, arriva Fofana, arriva Poplovic, eccetera eccetera, poi voglio vedere se lì avete ancora da dire. Se non arriveranno invece questi giocatori, sarò il primo io ad aver da dire. Un abbraccio a tutti, ci vediamo più tardi per nuove news, mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca, 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 lasciate like e commenti sotto i video e attivate la campanellina per non perdere nessuna news. E sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero, perché il Milan si ama, sempre presenti a San Siro.